Siamo a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, ai 102 anni della nonnina Giuseppina Siviglia. Scambiamo qualche battuta con il responsabile della struttura, il signor Sacca Sebastiano. E la nonnina, siamo contenti, ecco, di averla tra noi, perché è dal 2002 che è con noi, e quindi per noi, ecco, è un dono che abbiamo avuto questa nonnina, e che oggi siamo contenti con tutta la comunità, con tutti gli amici, i parenti, i figli che sono venuti anche dalla Francia a festeggiarla. E quindi vi ringraziamo, ecco, per la vostra presenza, e ci auguriamo nel proseguo di fare altre manifestazioni, di festeggiare anche la nonnina come le altre nonnine, e auguriamo di arrivare sempre a un traguardo così notevole. Ecco, c'è un cippo che dice Casa Sebastiano Pezzimenti. Sì, e noi abbiamo voluto, ecco, intitolare questa struttura per anziani a Casa Sebastiano Pezzimenti, proprio perché è stato uno dei fondatori di questa esperienza, e quindi, siccome ha avuto, ecco, questa prematura morte, quindi abbiamo voluto, ecco, dedicare questa casa a suo ricordo. Ecco. Da quanto tempo c'è questa struttura? Questa struttura è nata dal 5 settembre 1994, e poi il 30 aprile del 95 è venuta la Sua Eccellenza il Vescovo Mondello, e c'è stata la Santa Messa e l'inaugurazione ufficiale. Quindi è da 21 anni che noi operiamo questa casa. Ecco, una struttura immersa nel verde, nell'ossigeno, nella natura. Sì, è castonata, ecco, in questo centro storico qui di Palizzi, e loro, ecco, respirano questa bella aria, visto che è circondata da piantagiome, da agrumete, da cose, da fiori, quindi loro vivono tranquilli. A un passo dal fiume Palizzi. Sì, qui vicino scorre anche il fiume, quindi c'è quell'aria bella fresca sia di mattina, ma anche di sera c'è un bel fresco, specialmente nel periodo estivo. Quindi c'è un altarino, qui fra poco arriverà il sacerdote. Sì, c'è il diacono Don Andrea Davide che precederà, ecco, la liturgia, e poi si procederà con le autorità che dovrebbero arrivare al taglio della torta insieme ai figli, ai parenti e tutti. E la festa proseguirà con balle, cante, quello che possiamo fare facciamo. Scambiamo qualche battuta anche con i figli, generi, nuore, nipoti, soprattutto per quanto riguarda la dieta seguita dalla nonnina in questi anni, l'alimentazione, il mangiare. Lei, signor? Io sono il figlio più grande, Ferraro Leonardo, e lei è stata poco bene diverse volte, è stata pure messa qualche cosa a cuore là per me, e da allora si segue con professore cardiologo, la segue per bene, ogni due mesi, tre mesi, quattro mesi, e da mangiare quello che lui ha ordinato, da fare da mangiare qui non si manca, quello che si possono fare per lei che non ci fa male, si fa, e grazie a Dio è arrivata a questa età, speriamo. I geriatri sono sempre alla scoperta dell'uovo di Colombo, vogliono capire come mai si arriva a 100 anni, quale sia il segreto. Ecco, di che cosa si è alimentata in questi anni? Il segreto, come si dice, il buon Dio, la natura, il Signore che ci dà aiuto per vivere, per andare avanti, delle volte con sacrifici e delle volte pure con buone cose. Ecco, siamo ai piedi di una chiesa? Sì, questa è la chiesa Sant'Anna di Palizzi Superiori. Il 26 luglio c'è una grande festa, la festa di Sant'Anna, che viene la musica, fanno le spare, fanno tutto. Da quanto tempo c'è questa chiesa? Oh, da secoli. Parliamo anche con il signor? Fratello, Vincenzo Antonio. Il papà si chiamava? Ferraro Antonino. Di che cosa si occupava? L'agricoltura, aveva un'azienda. La nonna? Eppure se ne aveva un colpo di mano per aiutarlo. Ecco, che cosa ha mangiato la nonna che lei ricordi in questi anni? Roba naturale, che facevo casalinghe, che facevano a casa, dei legumi, fagioli. Sentiamo la signora. La signora, io sono sua moglie, mi chiamo Maria, e siamo sposati da 52 anni.
è stata una suocera meravigliosa e sarà ancora per me. Ecco, che cosa ricorda per quanto riguarda l'alimentazione soprattutto? L'alimentazione, cose di Casarecci, capicolle, formaggi che producevamo noi stessi, il pane, tutto insomma. Quindi il pane cotto nel forno della nonna, il vino, l'acqua... olio, tutto naturale da noi fatto. Grazie. Auguri nonna. Grazie. Volete dire qualche cosa? No. No, vi ringrazio tanto. Come vi chiamate nonna? Io, Sibiglia di Tappini. Quanti anni avete? Dai, 102 anni. Dio, le meraviglie del tuo amore. E questo è quello che noi sentiamo di dire al Signore per il dono e la bella presenza della nostra sorella Peppina. E questo ci dice quanto Dio ci ama, quanto Dio ci cerca, come Dio ci accompagna, ci protegge, così ascolteremo dalle letture come ci accompagna con la sua grazia, con la sua benedizione, con il suo amore. E noi non possiamo non rimanere stupiti davanti a questo Dio che ci ama così tanto. E allora, mentre il nostro cuore esulta insieme a quello della nostra sorella Peppina per lodare il Signore, iniziamo questa santa liturgia contemplando ancora una volta e ascoltando attraverso le letture queste meraviglie che Dio compie nella nostra vita.
e voglio anche ricordare, affidarli alla misericordia di Dio. Io sono stato 5 anni qua, ho conosciuto tante belle persone, ho avuto tante belle testimonianze di fede, molte di loro ora sono in paradiso con il Signore. Ecco, io insieme a voi prego per loro perché, purificati da ogni colpa, possano godere in eterno la visione del Signore. Sono la signora Cicilla, Micuzza, Anna, Vitale, Vincenzo, Stefano, Caterina e Sebastiano Pizzimenti, un carissimo amico che io ricordo sempre con tanto affetto e con tanta nostalgia, diciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la carità e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Entriamo nel cuore di Dio, questo oceano infinito della sua misericordia, e gustiamo quanto è buono, come è pronto ad accoglierci nell'abbraccio del perdono. E come il pubblicano al Tempio, chiediamo umilmente perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, che a questa tua figlia Peppina hai fatto dono di una lunga vita, concedi a lei la tua benedizione. Fa che senta la dolcezza e la forza della tua presenza. Volgendosi al passato, si rallegri della tua misericordia e, guardando al futuro, perseveri nella speranza che non muore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Proverbi. Principio della sapienza. Acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Stimala ed essa ti esalterà. Sarà la tua gloria se l'abbraccerai. Una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà. Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole, ed esse moltiplicheranno gli anni della tua vita. Ti indico la via della sapienza, ti guido per i sentieri della rettitudine. Quando cammini non saranno intralciati i tuoi passi, e se corri non inciamperai. Attieniti alla disciplina, non lasciarla, praticala perché essa è la tua vita. Non battere la strada degli empi e non procedere per la via dei malvagi. Evita quella strada, non passarvi, sta lontano e passa oltre. La strada dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli empi è come l'oscurità, non sanno dove saranno spinti a cadere. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista,
custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Ringraziamo, ti ringraziamo, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Ti ringraziamo, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Ti ringrazio, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ti ringraziamo, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Ti ringraziamo, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Ti ringraziamo, Signore, fonte dell'amore e della gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Qualunque cosa fatela di cuore, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Serviti a Cristo Signore. Chi commette ingiustizia, infatti, subirà le conseguenze del torto commesso, e non vi è parzialità per nessuno. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono con amore. Alleluia. Signore sia con voi.
con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta, piena di Spirito Santo, ti esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Potete sedere. In te, dice il salmista, è la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. E cos'è che illumina la nostra vita? È la grazia che viene dal cuore di Dio, è la grazia che viene dalla croce di Cristo. Pensate, siamo stati salvati per amore, un amore sofferente, un amore che ha manifestato quanto siamo preziosi agli occhi del Signore. E quello che abbiamo ascoltato nella parola di Dio è questa luce, la luce che ha accompagnato la nostra sorella Peppina nella fede e che continua a illuminare il cuore di ciascuno di noi. Poi io, mentre leggevo qualche brano della parola di Dio, non facevo che sentire nel mio cuore questa certezza: Dio mi ama, Dio ci ama, Dio è pronto a prenderci tutti nel suo cuore, a manifestare la sua misericordia quando ritorniamo a Lui. Perché questo? Perché la parola di Dio ci dice che lunga vita per quelli che vivono nel Signore, così come ha fatto la nostra sorella Peppina, che ho conosciuto quando ero diacono a Pietrapennata, e quante altre persone che tengo nel mio cuore per la fede dimostrata. E mi ricordo le loro esigenze: «Micuzza, Don Andrea, stiamo qui abbandonati, fateci un posto dove possiamo stare tutti insieme». Io ho detto: «Non vi preoccupate, Dio provvederà». È venuta fuori questa bella opera. Molti hanno faticato, ma quando si fatica per amore si vedono i frutti. E noi cosa possiamo dire alla nostra sorella Peppina? Che il Signore, Peppina, è il tuo pastore e non ti manca nulla. In qualunque momento tu lo invochi, lui si fa dolce compagno del tuo cammino, come l'ha fatto in questi 100 e oltre anni. È bello, capite, sapere che c'è il buon pastore accanto a ciascuno di noi. Su pascoli erbosi, cioè la tenerezza di Dio si manifesta nella dolce accoglienza che sa fare ai suoi figli. E Peppina è nel cuore di Dio, è una delle perle preziose. Come ognuno di noi siamo le perle preziose che il Signore, come ci ha comprati, ha visto che eravamo preziosi e allora ci ha comprati con la sua vita. C'è, dice Gesù, qualcuno capace di dare la sua vita per un giusto? Pensate che lui l'ha data per tutti. E quando noi ci mettiamo davanti alla croce, non possiamo che piangere, come piangeva Papa Giovanni: «Signore, quanto mi hai amato, quanto hai sofferto per me». E questa
la tenerezza di Dio, capite? Si manifesta nella forza dell'amore che sa dare a quanti lo accolgono, quanti lo accolgono e desiderano. Ero nel turbamento, nella paura, nell'angoscia. Ti ho chiamato, Signore, e Tu mi hai risposto. Ecco come il Signore, attraverso questo dialogo d'amore con noi, ci fa sentire sempre la Sua presenza. Io che cosa dico? Signore, stai ancora per tanto tempo accanto alla nostra sorella Peppina, perché lei è una sorgente di sapienza, una sorgente di bellezza del Tuo amore. Quante cose io ho imparato dalle persone anziane, lì dove vado a portare Gesù. Mi sono trovato a vedere come l'amore di una madre è sempre ricompensato dai figli. Sono andato da una persona ormai in fin di vita, era attorniata da tutte le figlie che con amore, con tenerezza, la curavano. Ecco, io prego anche quelli che sono responsabili di questa struttura di tenere e curare con amore tutti questi nostri fratelli e queste nostre sorelle. Questo, sapete chi lo chiede? Lo chiede la Vergine Maria. Perché lei oggi che cosa ci ha detto? Che quando ha visto, ha saputo che la cugina Elisabetta, ormai avanti con gli anni, aveva bisogno di una presenza, perché tutti la emarginavano, perché anziano ormai aspettava un bambino. Arriva Maria e arriva la gioia. Il bambino le sussultò nel grembo. E così Maria, quando viene nel nostro cuore, lo fa esultare. Fa cantare insieme a lei il canto del Magnifico, quel canto che noi canteremo, un canto di lode in onore della nostra sorella Peppina. Maria è qui, Peppina, accanto a te, piena di gioia, una mamma accanto a una mamma. E io dico che le mamme sono il dono più grande che il Signore ci ha dato, quelle perle preziose che dobbiamo tenere care nel nostro cuore. Perché quando una mamma piange per i propri figli, Dio scende e si mette accanto per ascoltare il pianto di una madre e esaudire le preghiere di questa madre. Che bello! Allora cosa possiamo dire? Augurare alla nostra sorella Peppina, con tanti angeli che la custodiscono, perché è diventata una cosa preziosa, no? Che la custodiscono e gli danno la forza, gli fanno sentire la presenza. Anch'io, sapete, la nonna di mio genero ha 104 anni, ancora vispa, bella. Quindi, e io dico, che meraviglia, Signore, quando noi ci sconfortiamo, Lui ci apre gli occhi e vuole che diventiamo, anche noi scopriamo lo stupore nel contemplare le bellezze di Dio. E che allora che cosa dobbiamo chiedere? Dicevo, che il Signore la benedica, l'accompagni, abbia sempre e per tanto tempo ancora la gioia di godere dei suoi figli, dei nipoti, abbia la gioia di sentirsi amata, ma soprattutto sentirsi accompagnata da Gesù, buon pastore. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male. E questa parola, fratelli e sorelle, è rivolta anche a noi. Perché Tu sei con me, Signore, e niente mi importa più. Quando Tu mi parli, il mio cuore esulta, come quello della Vergine Maria. E concludo con questo: auguri, nonna Peppina, ancora per tanti, tanti e tanti anni, sentendo vicino sempre il Signore Gesù.
e dona la benedizione, che è la cosa più bella, che scende dall'alto questa benedizione. La fa un povero diacono, però viene sempre da Dio. Dio di misericordia, che a questa tua figlia hai fatto dono di una lunga vita, concedi a lei la tua benedizione, fa che senta la dolcezza e la forza della tua presenza, volgendosi al passato, si rallegri della tua misericordia e guardando al futuro perseveri nella speranza che non muore mai, la tua presenza dolce. Amo. Amen. Papa Francesco che vi bacia, sì. Perché lui... Ed ora la preghiera dei fedeli. A Dio Padre Onnipotente, che in ogni età della vita ci fa gustare la perenne giovinezza dello Spirito, rivolgiamo la nostra preghiera, dicendo: O Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. O Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. O Dio, che a Simeone e Anna hai manifestato il Messia, atteso da tutte le genti, fa che questa tua figlia, Peppina, contempli la tua salvezza piena di gioia nel tuo spirito. O Signore, donaci la consolazione del tuo spirito. Tu che nel tuo figlio, nato dalla Vergine Maria, hai promesso sollievo e pace a chi porta il peso della fatica e dell'angoscia, aiutaci in ogni stagione della vita a sostenere pazientemente la nostra croce quotidiana. O Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. Tu che nella magnanimità del tuo amore superi ogni nostra attesa, fa che le persone in età avanzata siano confortate dall'affetto e dalla comprensione dei familiari ed amici, preghiamo. O Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. Tu che non escludi nessuno dalla tua paternità e manifesti la tua predilizione per gli umili, fa che si riconosca e si onori la dignità degli anziani nella Chiesa e nella società del nostro tempo, preghiamo. O Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. O Signore, nella tua misericordia e nel tuo amore, accogli le anime benedette dei nostri fratelli defunti Cicilla, Micuzza, Anna, Vitale Vincenzo, Stefano, Caterina e Sebastiano. Ammettili nella pace e nella gioia del tuo regno e godano le bellezze della tua presenza e la gioia senza fine, preghiamo. Signore, donaci la consolazione del tuo Spirito. O Padre, fa che confortati dalla benevolenza dei fratelli si rallegri la nostra sorella Peppina nella buona salute. Sostienila con la tua benedizione, perché spenda il tempo che tu vorrai concedere nella gioiosa adesione alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Signore, attraverso la sua parola è scesa nei nostri cuori e siamo invitati a diventare uomini di pace, di comunione, di condivisione. In Cristo Gesù,
scambiatevi un gesto di pace. Pace a tutti. Pace. Lasciare questo messaggio perché la nostra vita sia sempre illuminata dalla grazia. Dice: la strada dei giusti è come la luce dell'alba che aumenta lo splendore fino al meriggio. La grazia è questa luce che illumina sempre di più la nostra vita e la santifica e ci rende veri discepoli del Signore. È un ringraziamento per Sebastiano che mi ha dato questa gioia di poter celebrare con voi questa liturgia, la gioia di ritrovare nonna Peppina, alla quale auguro ancora una volta tanti e tanti anni di gioia, soprattutto nel Signore, nel buon pastore. Grazie. E mi sento il dovere ancora una volta di fare una grazie. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, in cui abbiamo esistenza, energia e vita, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché a questa tua figlia Peppina hai fatto dono di una lunga vita, senza che mai venisse meno la perseveranza della fede e delle opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora Sebastiano vuole dire qualche cosa. Chiudo quando ne è arrivato. Io mi scuso per l'emozione che questa sera in particolare, ecco, mi sento di avere, perché dal solito, anche se parlavo sempre come al solito parlo, qualche pensiero di saluto, però c'era sempre il Presidente che accompagnava i momenti così solenni. Quindi porto i saluti e faccio anche gli auguri a nome suo, alla signora Peppina, alla nostra ospite e nonnina qui di questa struttura, e anche da parte mia dico facciamo un bel applauso a questo punto a Don Andrea, perché dovete sapere che il parroco, per motivi che lui anche ha la scuola, ha i scrutini, quindi mi ha detto che oggi non poteva essere qui presente. Porto anche i saluti anche a Don Andrea, a tutta la comunità qua, perché dico non è potuto essere presente. Poi Don Emanuele purtroppo non c'è nemmeno, che è andato a Roma, quindi comunque forse è stata una coincidenza per far ritornare ancora una volta dopo 20 anni, come già dall'anno scorso già è ritornato in altri momenti, ma anche per questa circostanza Don Andrea Davide. Quindi il Signore, anche se ci sono stati dei momenti magari organizzativi, però il Signore ha voluto così. Quindi io lo ringrazio di vero cuore a nome mio pure, perché è sempre disponibile, anche da allora è stato vicino a noi. Ma perché questa è stata la prima comunità, il primo amore, non si scorda mai. Quindi un altro applauso. Poi ringrazio qui le suore più presenti del preziosissimo sangue, sempre vicina alla nostra esperienza, ai parenti degli ospiti qui presenti. Do anche il benvenuto che da qualche settimana è qui presente tra noi la signora Concetta Bambino, se non sbaglio, e facciamo un altro bel applauso, che viene la buona Marina, che la figlia è insieme qui presente pure, e poi anche il signor che l'ha consolato, che è da Reggio Calabria, da Croce Vallenite. Facciamo un altro bel applauso, che sono novelli a questa esperienza. A tutti i nostri ospiti qui presenti, a tutti, ecco, come dicevo, ai familiari, e un applauso, consentitelo di farlo anche agli amici operatori, miei colleghi presenti, e
da sempre si provano sia per il servizio, come d'altronde lo faccio anch'io, sono uno dei 10 operatori, però anche per questi momenti solenni si provano a lavorare anche dietro le quinte, però con tanto amore e tanto affetto. Io purtroppo devo dedicare la porta più burocratica, mi perdono, però sono sempre vicino a quello che state a fare, sono presente. Dovrebbe arrivare il sindaco, perché gli inviti sono stati fatti alle autorità di essere presenti. Io ho cercato di trattenerci, comunque qui presente c'è la consigliera Sacca, mia cugina, che rappresenta l'amministrazione comunale. Quindi adesso, come mi sta dicendo che è in arrivo, quindi dovete avere un po' di pazienza, perché nel rito, diciamo, della solennità della festa è giusto che le autorità, ci teniamo anche a nome anche dei familiari, che le ringrazio di vero cuore, sia per la disponibilità alle spese, perché hanno voluto affrontare già da tempo, ma anche partendo poi dai 100 anni in poi, così solenne questo momento, quindi anche alle spese hanno voluto, ecco, dice dal primo momento, fate come avete fatto sempre, e facciamo un bel applauso. Quindi un po' di pazienza, aspettiamo che arrivi il sindaco, così poi cediamo anche la parola al sindaco per un saluto, e poi il programma andava avanti così. Ci sarà poi un momento e una sorpresa, perché a mani miei le sorprese bisogna farle. Poi diamo il tempo ai nostri nonnini e tutti gli amici qui presenti ad accomodarsi dentro, faremo il gesto del taglio della torta con le autorità, e mi auguro che arriverà presto, e poi si procederà ai festeggiamenti con l'organetto, e chi ha più idee ne metta, e la festa si prolungherà fino a quanto vogliamo. Poi non tanto tardi, perché giustamente poi partendo dalla 18enne in poi la stanchezza si fa sentire. Quindi io ancora vi ringrazio di vero cuore, e visto che c'è il tempo vi do anche un'altra bella notizia. Allora dovete sapere che noi, come esperienza, oltre alle attività che noi svolgiamo quotidianamente, ci prodighiamo a fare anche delle iniziative. Come avete visto dall'anno scorso, sono passati i primi 20 anni e abbiamo voluto, come cooperativa, abbiamo deciso insieme anche agli amici, ai sostenitori, a Don Leone, ecco, il nostro parroco, abbiamo deciso di fare questa bellissima grotta e abbiamo dedicato, ecco, abbiamo messo la Madonnina di Lourdes, perché è la Madonna che viene rappresentata per gli ammalati, e questo è stato, ecco, il primo passo. Poi noi già stiamo elaborando di realizzare un forno a legna e anche un barbecue nell'angolino del cortile. Questa idea l'ho voluta già lanciare, perché visto che c'è il tempo dico, anticipo qualcosa. Però poi in agosto, quando faremo la festa, che io prevedo, se tutta la cooperativa è d'accordo, di fare il 22 agosto, che ricorre il primo anniversario della messa in opera e della Madonnina. Perché dico questo? Perché visto che anche il 13 agosto si sta organizzando una tombolata che verrà fatta a Palizzi Marina, e il ricavato andrà in beneficio sia a Casa Emos, che è un'altra struttura di disabili mentali, e sia a noi, che è una casa di anziani. Quindi questo poi ancora verrà pubblicizzato, verranno fatte dei manifesti, quindi non mancherà modo, e quindi vi invito a queste cerimonie di essere presenti, come da sempre lo siete stati. E un saluto va anche agli amici che per motivi di lavoro o altri motivi non sono potuti essere presenti, ma che sicuramente sono vicini con noi e con la nostra preghiera. Quindi grazie a tutti ancora, e adesso, visto che il sindaco è arrivato, cedo la parola per dire un pensiero. Tempestino. Grazie, e scusate che ho parlato poco. Buonasera e mi scuso del ritardo, ma eravamo in comune per impegni che ovviamente potete capire, avvicinandosi l'estate diventano sempre più impellenti. Questo è il secondo anno che sono qui, nel senso che sono qui a festeggiare assieme a tutti voi la signora cara Peppina Siviglia, a cui un applauso. Penso che sia più che meritato per due ordini di motivi. Uno, perché è una signora splendida, affettuosa, con un bel sorriso, vigile, che significa tanto. Significa che lei è trattata molto bene ed è un ambiente familiare che le permette di avere una vita quotidiana normale, come se fosse con i suoi figli, come se fosse con la sua famiglia. Significa che Casa Sant'Anna è una famiglia. Il secondo motivo, ed è un motivo che mi riguarda personalmente, e scusatemi se un po' l'emozione tradisce questo momento, che in questa grande famiglia che è Casa Sant'Anna c'è anche mia mamma. Guardate, ve lo posso dire da esperienza diretta,
che non è mai quella riferita. Distaccarsi dalla propria mamma è un fatto difficilissimo per chi ancora crede nei valori della famiglia. E noi che crediamo nei valori della famiglia sappiamo quanto è dura distaccarsi dalla propria famiglia, a iniziare dall'emigrazione, dalla ricerca del lavoro, dall'andare fuori, anche dall'andare fuori a studiare, perché quando si ritorna a casa subito c'è un bel pacco pronto di salumi, di capicolle soppressate, perché è l'attaccamento, il senso della famiglia legato ai valori veri, ai valori concreti, ai valori della nostra terra. Io ho dovuto fare questo sacrificio a portare qui mia madre e oggi devo dire che sono contentissimo, perché mia madre qui ha trovato, non è un'iperbole, un'altra famiglia, sostitutiva negli affetti chiaramente quotidiani di quella che è la sua famiglia d'origine. E io sono contento di essere qui stasera a festeggiare per il secondo anno consecutivo l'amica donna Peppina Siviglia, ad essere qui con tutti voi e sapere che la fiducia è stata ben riposta in tutti gli operatori, in chi ha avuto l'idea originaria di fondare questa casa, Mimmo Nasone, emulo dell'esperienza di casa Emmaus a Palizzi Marina, e ha fatto sì che Palizzi Superiore, che se non fosse legato a questo ultimo, diciamo, nucleo aggregativo che permette a tante famiglie di sostentarsi col lavoro quotidiano della propria fronte, ma anche con un'esperienza che è quella legata al volontariato, perché questo è anche volontariato, perché avere a che fare con ammalati non è una cosa che facilmente si affronta, non è una cosa che è facile fare a tutti, ci vuole anche grande spirito, ma spirito di umanità, l'umanità che tutti noi e tutti coloro che sono ospiti qui riscontriamo e che auguriamo possa continuare ad esserci per lunga vita, così come lunga vita auguriamo alla nostra amica Peppina Siviglia. Grazie. Ringrazio il sindaco per il pensiero rivolto e così anche per la mamma, ma noi ormai... Un pensiero alla signora Peppina Siviglia. Quasi saluto mia mamma. Quindi ecco, ringraziamo anche il sindaco, ecco, la parte anche del... Volevo solo per... Stasera con me è stato un mio amico, un mio caro amico. Non lo vedo, è qua. È l'ingegnere Pasquale Melito. Ingegnere Pasquale Melito è un amico di vecchia data di Palizzi Marina in particolare. Lui è stato uno dei primi volontari operatori a casa Emmaus. Lui ha fatto un percorso di volontariato civile, una delle prime esperienze, scusate il telefono è diventato un dramma, delle prime esperienze di volontariato civile, che da Pellaro lo ha portato a Palizzi e lo ha portato a fare 18 mesi di volontariato. Lì l'abbiamo conosciuto, abbiamo apprezzato anche in lui le sue doti morali e umane ed è stasera venuto con grande slancio qui a Palizzi perché voglio salire pure io a trovare casa Sant'Anna e gli amici di casa Sant'Anna. Grazie ancora, ecco, del pensiero. E adesso procederemo alla piccola sorpresa. Poi il tempo di recarci dentro con calma, prima i nostri nonnini, poi tutti noi, il tempo, ecco, che sistemiamo il tavolo dove verrà tagliata la torta con le autorità, ecco, presenti, e procederemo al taglio della torta e poi la festa continuerà nei migliori dei modi, sicuramente la tarantella non manca dell'amico Lello. Poi dimenticavo di ringraziare qui presente il signor Pietro Parisi, il nostro giornalista, che io ogni volta che lo invito sono presente, perché sicuramente le paroline mi metterà gli auguri per la nostra nonnina. E anche gli amici, ecco, di Melito, che per la prima volta sono riusciti in qualche maniera, ecco, avere la possibilità di farla venire qui sopra a fare questo, diciamo, filmato, questa ripresa. Io li ringrazio di vero cuore, mi auguro anche nel proseguo, nelle manifestazioni che andremo a fare, di invitarvi e di
averlo qui tra noi. Quindi io finisco la mia omelia, ringrazio ancora nuovamente Don Andrea e quindi procederemo, ecco, per la piccola sorpresa che andremo a vedere qua, come siamo qui seduti, e poi a recarci dietro per il stadio della Tosca. Grazie. Concludiamo. Con la benedizione, mettendo nel nostro cuore questo dolce messaggio che ci viene prima dal Signore, che non sono finite le sue misericordie, non è finito il suo amore, non sono finite le sue meraviglie. Questa è una delle meraviglie nel quale il Signore attraverso gli operatori opera ogni giorno, suscitando in tutti la speranza di essere amati, accolti e consolati. E dicevo, noi all'inizio con Sebastiano abbiamo dato avvio a queste cose con tanta speranza, ma soprattutto affidandoli sempre al Signore. È Lui che non delude mai. E Lui dobbiamo continuare a credere, e nel suo cuore dobbiamo entrare per ricevere le bellezze del suo amore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù Cristo vi sia accanto a voi per proteggervi. Amen. Amen. Sia dinanzi a voi per guidarvi, sia dietro a voi per difendervi. Amen. Rivolga a voi il suo sguardo, vi assista e vi benedica. Amen. E su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora un canto di ringraziamento che non può non partire dal cuore della Madre, il canto del Magnifico. A Maria affidiamo ancora la nostra mamma Peppina, affidiamo tutte le mamme, l'ho detto. Il cuore della madre e il cuore di Dio. Ci sono tutte le grazie. E ritorno a ripetere, quando una mamma piange, Dio scende dal cielo e si mette accanto. Ascolta e sostiene e fa sentire il suo amore. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato la umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, formato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli, amen. La gioia del Signore e la sua grazia siano la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
speranza, dolce amor mio Maria, tu sei la vita mia, la madre mia. Nonna Peppina Siviglia festeggia 102 anni, c'è anche il sindaco Walter Scerbo, sindaco di Palizzi. Sì, è il secondo anno che sono qua perché proprio l'anno scorso, appena insediato, la signora Peppina appunto ha compiuto 101 anni, questo è il secondo anno. È un momento di grande festa per Palizzi Superiore, una piccola comunità, poche persone raccolte intorno a Casa Sant'Anna, gran parte delle donne di Palizzi lavorano a Casa Sant'Anna, un momento di aggregazione, un momento di volontariato. Una grande famiglia che devo dire sto valutando anche e sto apprezzando sul piano personale. Nonna Peppina è il simbolo della longevità, di quello che è la rocca di Palizzi, promana anche in termini di capacità di promanazione di effetti benefici sulla vita umana. Un gioiello di efficienza, funzionalità ed efficacia immerso nel verde, nella natura e nell'ossigeno. Sì, le operatrici assommano in sé tutte le qualità, quelle della professionalità, quella dell'umanità, quella della grande attenzione verso se stesse, verso gli ospiti, verso i familiari, verso tutti gli aspetti, quelli più minimi, quelli più particolari, di far sì che ogni ospite si senta a casa sua, e questa è la casa di tutti. L'amministrazione palizzitana, il sindaco Scerbo è sempre attento ai problemi sociali. L'amministrazione palizzese, siamo attenti a tutti quelli che sono i problemi della comunità, del territorio, perché un'amministrazione comunale per essere tale deve adempiere ai doveri derivanti dall'osservare quello che succede nel territorio, farne fronte e farne fronte col buon senso del buon padre di famiglia. Manca soltanto la bretella di scorrimento veloce da reperire fondi in ambito europeo eventualmente. Non è così, devo dire che uno dei primi atti che ho compiuto l'anno scorso, appunto appena insediato nel mese di luglio, ho scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti minacciando che avrei adito il codice dell'ambiente se non fossero ripresi al più presto i lavori di completamento dell'attraversamento a monte della statale 106. Mi avevano rassicurato che entro un anno avrebbero fatto l'aggiudicazione definitiva, e così è stato, e di questi giorni appunto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'aggiudicazione alla un'impresa di Roma, mi pare la De Angelis, dell'aggiudicazione appunto per la ripresa e ultimazione dei lavori di attraversamento della Badia di Palizzi. Ecco, proprio di fronte a questa struttura c'è un vecchio mulino frantoio che potrebbe trovare una nuova dignità. Sicuramente una nuova dignità. Certo, fare fronte a tutti il patrimonio architettonico disseminato in tutti i paesi nostri è un po' difficile perché le risorse sono sempre più poche, però scegliere tra quelli migliori, tra quelli più da attenzionare per una conservazione vera, sicuramente sarà il nostro dovere. Bene, ringraziamo il sindaco di Palizzi. Ringraziamo noi Telemail per l'attenzione Scerbo, che pone sempre alle nostre comunità. Grazie. Pasquale Melito da Emmaus a Sant'Anna. Sì, con piacere sono salito a Palizzi Superiore con l'amico Walter Scerbo, il sindaco di Palizzi, per incontrare un po' con gli amici di Palizzi Superiore. Facevamo volontariato circa 20 anni fa insieme alla Caritas, quando è nata la Casa Emmaus appunto a Palizzi Marina. Rivivo con piacere questi momenti di gioia con grande emozione. Dopo tanti anni vedo che Palizzi Superiore è una splendida realtà che poi è stata saputa valorizzare dall'azione della nuova amministrazione comunale. Presidente anche del Rotary Club. Sì, siamo impegnati in un'azione di volontariato anche tramite il Rotary che da sempre nel mondo è interessato anche a queste realtà periferiche, non solo nelle parti del mondo un poco più arretrate, ma anche da noi c'è una presenza abbastanza robusta di questa organizzazione internazionale. Anche tramite questo Rotary cerchiamo di intraprendere qualche iniziativa per il riscatto sociale anche della Ionica. Appunto il nostro Rotary si chiama Area Greganica e ha sede a Melito Porto Salvo, al centro appunto dell'area greganica, diciamo.